sospendere tutte le attività non essenziali. Il governo mette in campo l'ennesima stretta ai movimenti per contenere il contagio del virus. Ma il decreto, firmato ieri sera, scatena la protesta degli operai che chiedono un vero stop e lamentano la mancanza di sicurezza da settimane. Mercoledì si fermeranno i metalmeccanici lombardi, ma le iniziative di sciopero si moltiplicano in diversi settori. Tamponi per tutti, screening a tappeto per individuare e isolare gli asintomatici. Fratelli d'Italia chiede al governo di modificare il decreto Cura Italia per permettere in tutte le regioni quello che Luca Zaia sta facendo in Veneto. I test costano solo tra i 12 e i 20 euro, dice il senatore Francesco Zaffini, che annuncia un emendamento al decreto. Intanto governo e comunità scientifica chiedono cautela sull'Avigan, il farmaco che in Giappone starebbe guarendo tanti malati. Non ci sono ancora dati affidabili, dicono. Il governo ascolti i comuni e le imprese o sarà un disastro. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro critica il decreto Cura Italia. Le risorse per la cassa integrazione in deroga non bastano, ha detto nel corso di una conferenza stampa via web. Servono almeno 10 miliardi. Il primo cittadino di Venezia si è appellato al governo perché metta in campo subito un piano per quando l'emergenza sarà finita. Bisogna garantire i redditi dei lavoratori e la liquidità delle imprese, altrimenti il paese non riuscirà a ripartire, ha detto. Le misure approvate finora non sono sufficienti. Il danno economico e finanziario per Venezia e per tutto il paese è enorme, ha sottolineato Brugnaro. Supporto psicologico gratuito online per medici, infermieri e per tutte le categorie più fragili, messe emotivamente a dura prova dal coronavirus. Tiziana Reali, psicoterapeuta di Aprilia, ha messo a disposizione uno sportello a distanza per chi ha bisogno di un consulto professionale a causa dell'emergenza sanitaria. Alla dire la dottoressa spiega, molti di noi possono sentirsi soli, senza più certezze, hanno bisogno di un incoraggiamento. Io offro un aiuto anche ad anziani e under 18, attraverso telefonate, chat o videochiamate. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.